la cittadina di Arenzano, nel Golfo di Genova. Nell'aprile del 1991, questo bellissimo tratto di mare della Liguria adiacente a Genova fu teatro di uno dei più gravi incidenti navali mai verificatisi nei nostri mari. In queste acque trovò la sua fine la superpetroliera Amoco Milford Haven e parte del suo equipaggio. Fu il più grave disastro ecologico nel Mediterraneo. Bruciarono circa 90.000 tonnellate di petrolio greggio delle 144.000 presenti al momento dell'incidente, oltre alle circa 1.000 tonnellate di carburante. Una parte del carico, stimata in una quantità compresa tra 10.000 e 50.000 tonnellate, inquina tuttora gli alti fondali tra Genova e Savona. Fu anche una tragedia umana, che solo grazie al pronto intervento e al valoroso coraggio dei soccorritori non ha avuto ben più pesanti conseguenze. 36 uomini di equipaggio, lunga 335 metri, larga 52, per 110.000 tonnellate circa di stazza e capacità di carico di 230.000 tonnellate di petrolio, la superpetroliera cipriota Amoco Milford Haven, classe VLCC, venne costruita nei cantieri spagnoli Astilleros Navales e varata nel 1973 per conto della multinazionale Amoco. Si tratta del più grande relitto visitabile da subacquei nel Mediterraneo e uno dei più grandi al mondo. La Haven aveva diverse navi gemelle che hanno avuto un analogo destino. La Amoco Cadiz, affondata il 16 marzo 1978 di fronte alle coste bretoni, perdendo in mare 230.000 tonnellate di greggio. La Maria Alejandra, esplosa l'11 marzo 1980 di fronte alle coste della Mauritania. E la Micene, esplosa il 3 aprile del 1980 di fronte alle coste della Sierra Leone. Il 31 marzo 1988 la Haven, partita da Ras Tanura in Arabia Saudita con un carico di greggio e diretta a Teluk Semanka in Indonesia, fu colpita al largo di Dubai da un missile Exocet sparato da una motovedetta iraniana, riportando gravissimi danni per un valore stimato di circa 80 milioni di dollari. Venne trainata presso i cantieri Keppel di Singapore per eseguire lavori di ristrutturazione e riparazione danni. Nel 1991, dopo i collaudi, la nave ottiene la certificazione di Life Extension e di classe ABS e ricomincia la sua nuova vita operativa, che purtroppo durerà ben poco. Lasciati i cantieri Keppel di Singapore, la nave fa rotta verso Kirk Island, dove carica 224.328 tonnellate di greggio iraniano. Quindi la Haven si dirige verso l'Europa doppiando Capo di Buona Speranza, entra in Atlantico e risale il continente africano. Dopo un approdo a Las Palmas nelle Canarie, la superpetroliera riparte e dopo una sosta di 2 giorni in Spagna, infine fa rotta verso Genova, dove arriva l'8 marzo 1991, restando ancorata in rada fino al 7 aprile. Dal 7 al 9 aprile la petroliera ormeggia alla piattaforma a mare del porto petroli di Genova Multedo per una discarica parziale di circa 80.000 tonnellate di greggio. Dopo le operazioni la Haven si riporta in rada, dove resta all'ancora in attesa di ulteriori ordini. A bordo ci sono ancora più di 144.000 tonnellate di petrolio. 11 aprile 1991. Alle ore 12:30 circa, durante una normale operazione di travaso di greggio per ottimizzare l'assetto della nave, si verifica un'esplosione. Una parte del ponte di prua viene proiettato a mare. Segue un violento incendio ed una seconda esplosione che rompe le catene di ancoraggio. La nave comincia ad andare alla deriva. Segue poi una terza esplosione che danneggia vistosamente la fiancata sinistra. Fra i 36 componenti dell'equipaggio si contano 5 morti, compreso il comandante. Durante la notte, la nave in fiamme si sposta al largo di Savona. 12 aprile. Il rimorchiatore Olanda aggancia la nave dal timone di poppa e inizia ad avvicinarla alla costa, in modo da farla affondare in un punto meno profondo del mare per poter garantire le operazioni di bonifica.
Nel corso dell'operazione si spezza la prua che affonda a 490 metri di profondità. 13 aprile. Una serie di esplosioni alimentano l'incendio e lo sversamento di greggio in mare è enorme. La nave semiaffonda di prora. Rimorchiatori e bettoline scaricano intorno alla Aven acqua e solvente, mentre il petrolio raggiunge ormai le spiagge. 14 aprile. La mattina, intorno alle 10, la petroliera conclude la sua agonia con un'ennesima esplosione ad un miglio e mezzo dal porto di Arenzano, tra Arenzano e Cogoleto, su un fondale di 80 metri, rimanendo in assetto di navigazione nella posizione voluta. Nei giorni seguenti l'incidente, nonostante l'intervento di una eterogenea flotta di mezzi navali in missione antinquinamento, dai caccia della Marina ai mezzi del porto di Genova, un debole scirocco travolge le barriere che i numerosi volontari hanno sistemato lungo i litorali più esposti, causando importanti spiaggiamenti di greggio da Arenzano ad Albissola Marina. Dalla prima esplosione al momento dell'affondamento si stima che siano bruciate almeno 90.000 tonnellate di petrolio. La nave giace in assetto di navigazione, leggermente inclinata su un fondale sabbioso, ad una profondità media di circa meno 80 metri. Durante la discesa nel blu non ci sono riferimenti e i metri volano rapidi. Avvicinandosi a quota meno 34, il castello di poppa appare d'incanto e la Aven sorge improvvisamente dal fondo in tutta la sua imponenza e maestosità, ben oltre l'orizzonte visivo del subacqueo. Oggi il relitto si presenta ormai completamente colonizzato da una ricca fauna bentonica ed è interamente visitabile, sia in lunghezza che in penetrazione. 6 ponti e la sala macchine tra i 40 e i 75 metri. L'immersione, viste le profondità in gioco, è ritenuta impegnativa ed è consigliata solo a subacquei esperti. Il bigo di carico della nave, la cui base sul ponte si trova a 54 metri, si eleva fino a 30 metri di profondità, dando di sé una spettacolare vista. Il fumaiolo è imponente. La sommità si trova a meno 32 metri. La parte finale è stata tagliata dopo il naufragio di circa 10 metri per non disturbare la navigazione. Anche qui il colpo d'occhio è unico. Un'impressionante voragine si apre sotto gli occhi del visitatore, al cui interno le scalette illuminate dalle torce si perdono nel buio. La penetrazione del relitto è sempre emozionante. Una volta entrati, la mente corre ad immaginare la quotidianità della vita di bordo, nei locali che per mesi sono stati la casa dell'equipaggio e degli ufficiali. E anche gli ultimi concitati minuti di permanenza dei marinai sulla nave ormai in fiamme, che ha già richiesto un tributo in vite umane, con il tempo che corre spietato e non permette neanche di portare via i propri effetti personali. L'atmosfera quieta, la sensazione di pace che emana all'interno del relitto, fa da contrasto quasi raccapricciante ai momenti della tragedia. Lasciati gli interni, intorno al relitto pesci ovunque, branchi che nuotano come fossero un unico corpo,
che ci osservano curiosi per nulla intimoriti e che sembrano essersi dati appuntamento per danzare qui intorno. Risalendo verso la plancia di comando, ancora una volta si rimane affascinati dalla ricchezza di vita che ha colonizzato ogni parte del relitto. Entrando da una delle aperture, si accede facilmente all'interno della plancia di comando, a circa meno 37 metri, dove è posizionata una bellissima statuetta del Bambino Gesù di Praga. È da ricordare che la città di Arenzano è consacrata come città del Gesù Bambino, nella quale si trova un santuario unico al mondo per il culto e la venerazione del Bambino. La statuetta è un dono della città in segno di grande devozione. È stata posta sul ponte di comando dell'Aven dai pompieri sommozzatori di Genova nel settembre 2001, diventando così il secondo santuario sommerso della Liguria assieme al Cristo degli Abissi nella riviera di Levante. L'Aven è anche chiamata, a ragione, la Grande Signora. Essere suoi ospiti è sempre un privilegio e la sensazione è quella di sentirsi minuscoli al suo cospetto. Questo grande esemplare dalle dimensioni imponenti è meta ogni anno di migliaia di subacquei che si riversano da ogni parte del mondo per ammirarlo con timorosa devozione. Ogni volta che la si visita, l'Aven mostra una piccola parte di sé, magari diversa, ma sempre pur piccola. E l'invito è a tornarci di nuovo. Dal disastro ambientale del 1991, questo gigante si è trasformato da fonte di rilevante inquinamento in un'oasi di vita sottomarina, sulla quale compiere infinite osservazioni di analisi e di confronto sulla nascita, lo sviluppo, l'evoluzione e l'avvicendamento delle biocenosi bentoniche. Per il momento, il più grosso relitto del mondo rimane un banco di studio e di osservazione della biologia marina e della colonizzazione delle strutture artificiali. Domani potrà forse divenire un'area di interesse scientifico e tecnico. Ma il relitto dell'Aven è soprattutto un monito per l'uomo. Il Mediterraneo è un mare chiuso, le cui acque si rinnovano in un tempo lunghissimo di circa 80-100 anni. Un mare che costituisce solo lo 0,8% della superficie di tutti gli altri, ma che da solo sopporta il 20% del traffico petrolifero mondiale marittimo, pari a 370 milioni di tonnellate annue, con una media giornaliera di 250-300 petroliere circolanti. Per questi motivi, le nostre acque concentrano dentro di sé il 50% dell'inquinamento petrolifero marino mondiale. L'auspicio è che disastri come quello della Aven portino concretamente a realizzare soluzioni tecniche più sicure per la costruzione di questi giganti dei mari, siano esse petroliere o piattaforme, e tenendo conto del fatto che questo pianeta non è soltanto a nostro appannaggio, e che ha delle capacità di rigenerarsi oltre le quali non si può e non si deve andare. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Condividiamo questo meraviglioso mondo con altre creature che urlano in silenzio il loro diritto di esistere e procreare. What about all un diritto che è pari al nostro e del quale dobbiamo prendere profonda coscienza perché ciò che abbiamo ereditato possa essere consegnato migliore per le generazioni a venire.
about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this